Offrono un palco e il tenore si ammala. E adesso siamo qui a fare questa bella figura. Tutta colpa tua. Colpa mia? È che sono io che ho fatto ammalare il tenore. Guarda, c'è la luce accesa. Ma Anna dov'è? Anna! Anna! Vuoi vedere che quella stupida di tua figlia ha dimenticato la luce accesa? Mi pare strano. È sempre così attenta. Ah, si vede. Poi quando viene la bolletta della luce sono io che devo pagarla. Ma non l'avrà fatto apposta. La dimenticanza può capitare a tutti. Sì, sì. Questa volta vado a sentire. Ma lasciala dormire, poveretta. Lavora tutta la giornata, sarà stanca. Io direi domani. Già, così domani è capace di dire che me lo sono inventato io. Gaetano! 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 Che vuoi? Anna, non c'è. Addio, Carlo. Torna presto. Sì, amore mio. Vai, cara. Ma cos'è? Non riesci ad aprire? Ma non so, non capisco. Aspetta, provo io. La chiave gira. Deve essere chiuso il catenaccio. Il catenaccio? Ma com'è possibile? Sono uscita poco fa e in casa non c'era nessuno. Eppure non c'è dubbio. La porta è chiusa di dentro. Solo il campanello. Se sono tornati ti apriranno. No, no, per carità. Ma come? Adesso capisco. Sono tornati. E lei ha messo il paletto. Perché? Sì, sì, l'ha fatto apposta per me. Per costringermi a suonare. Per poter avere un'altra ragione per accanirsi contro di me. Tu non sai com'è quella donna. Ma appunto per questo. Suoniamo. No, aspetta, aspetta. Perché? Tanto prima o poi. Non aver paura, le parlo io. Basta, calma. Buonasera, signora. Bentornata. Non ti immaginavi di trovarci già a casa, vero? Entra, entra. Permette, signora. Mi scusi, signora. Anche lei, signor Ferrari. La signorina non ha nessuna colpa. Sono stato io che l'ho pregata di uscire un momento. È stato lei? Sì. Avevo urgente bisogno di parlarle. Le ho telefonato. Veramente lei non voleva. Ma io ho insistito. Hai sentito, Gaetano? Lei è il padre di Anna, vero? So che le vuole molto bene. Con lei posso intendermi. Mi chiamo Carlo Guarneri. Conosco sua figlia da molto tempo e sono un galantuomo. Se non mi sono presentato prima è stato perché volevo poterle dire: ecco, guadagno tanto questa posizione. Io e Anna ci vogliamo bene e vogliamo sposarci. Altro che sposarsi. Se non avesse trovato la porta chiusa, l'avrebbe fatta entrare in casa. Come probabilmente avrà fatto altre volte. Chissà con quant'altra gente. Ma che cosa dice? Come può pensare che io... Ma che cosa aspetti? Per buttarlo fuori dalla porta? Non importa, signora. Me ne vado da me. Ma tornerò fra qualche giorno per liberare questa disgraziata. Se la porti via! Se la porti via anche subito! Ma badi, è bene che lo sappia. Questa casa è mia. Tutto quello che c'è qui dentro è mio. Quella là non possiede nulla, neanche il vestito che ha indosso, perché se l'è fatto con i denari miei. Se lei ha forse pensato di speculare su una dote, è meglio che si tolga subito ogni illusione. Matilde, cosa dici? Ma sì, che si levino dai piedi tutti e due. Questa casa non è fatta per una svergognata che ci porta dentro il primo venuto. Andiamo, Anna. Vieni via con me. No, Carlo. No, è meglio che ti porti via subito. No. È meglio che la porti via. Non devi restare un minuto di più a farti insultare da questa vecchia isterica. Via, via, fuori di qui. Matilde. Fuori da casa mia. Cacciali via, anche lei. Andiamo, Anna. Ma Carlo... Andiamo. Oh, papà. Andiamo, su.